sono andato in bagno stesso. Devi andare al bagno. Non è bagno. Vai al bagno, vai, fai. Scusami. Allora, io faccio il presentatore. È il prossimo video di italiano per studenti di italiano. Sarà Pasquale spiega gli spaghetti alla puttanesca, un piatto tipico italiano, non so se è di Roma, e nel frattempo Pasquale sta al bagno, gabinetto, toilette, insomma, toilette, e speriamo che torni subito perché non so cosa cavolo dire. E comunque seguite i nostri video, abbiamo un altro video, Pasquale spiega la carbonara. E un giorno Pasquale, oltre a spiegarla, finito l'audio, oltre a spiegarla, ce la cucinerà, la farà vedere direttamente qui su questo video. Anzi, una cosa che dovrà fare Pasquale è cucinarla per davvero. Eccomi. La puttanesca. La puttanesca. Allora, io... è un corso di italiano, quindi cerchiamo di... Ah, è in italiano? Sì, è in italiano per gli studenti stranieri. Ah, pensavo stupidi, no, studenti. No, studenti stranieri. Ok, allora, spaghetti alla puttanesca alla Pasquale. Alla Pasquale. No, queste mi fanno comunque alla Pasquale. Cioè, uno ha detto che non era d'accordo comunque sulla carbonara. Invece così si fa. Uno... Ma ci stanno parecchi. Ha detto c'era troppo uovo. No, ogni uovo per la persona. Ok, cioè, nuovo a testa. Quello, sì, però lo fa ancora di più, potresti mettere, sono 5, e poi fai 5 più uno in più, che viene ancora più amalgamato. Ok. Capito? Però per farla, prima di fare tutta l'operazione, bisogna solo gli uovi, puoi prendere... Le uova. Puoi prendere solo il rosso. Come si chiama il rosso dell'uovo? Il torlo. Torlo dell'uovo. E il bianco? E il bianco si chiama... E non me lo ricordo. L'albume? A proposito, ho visto, non c'entra niente, una vignetta su Facebook in cui c'era? Il commissario. Beh? Che si ingroppava Albano e c'era scritto il commissario Montalbano. Era a morire del... Penso che io mi ha fatto se incazza al bar, il commissario monta con la faccia dell'attore Zingari, come si chiama? Zingari. Ah, questo chi non conosce l'italiano è difficile da spiegare. Vabbè, ma colui che ha messo sta notifica, tu gli hai risposto? No, è uno che ha messo, diciamo, appostato, insomma. Ha messo il commissario. No, sono di quello della carbonara. No, è il mio allievo d'inglese. Ah, digli che se fa così per farla bene, che se la fa sciogliere prima un po' l'uovo. Poi mette la pasta, in modo perché se tu pigli le uova e le metti sopra la pasta appena fatta, come fanno per regola pure i ristoranti, diventa liquida. Invece per farla rapprendere, l'uovo ha bisogno di... rapprendere? Di farlo... Apprendere? Tu prima apprendi. No, rapprendere. No, diverso. Perché prima apprendi, e poi lo dimentichi, prendi, e sì. Poi lo rimpari di nuovo e lo... si dice rapprende. Invece in questo caso vuol dire... Per amalgamare, per farla per rapprendere vuol dire solidificarsi. Solidificare, per far amalgamare nel gergo di cucina si dice rapprendere, significa amalgamare. Allora di amalgamare. Tutte le sostanze. Vuol dire mescolare. Cioè l'uova, la pasta, il parmigiano. Le uova. Io so di l'uovo e dire l'uovo. Le uova, la pasta e il parmigiano, così si amalgama. Con l'uovo, no? Love is in the air. E io me la mangio. L'uovo nell'aria. No, ecco che vuol dire. Love in the air. E io me la mangio oggi. Quando tirano le uova è love in the air. Allora, che sarebbe l'uovo? No, love è amore. È anche e quindi sarebbe love in the air, che sarebbe? L'amore nell'aria, non ho capito. L'amore nell'aria, love is in the air. Love in the air. E io me la l'uovo per l'aria, allora... Allora, la pasta della puttanesca. La pasta della puttanesca non è la altro... pasta, sennò la gente poi si impara a parlare. No, la pasta, ecco. Alla puttanesca non è altro che la pasta col sugo, con l'aggiunta di olive nere, piccole, possibilmente quelle che fanno il sugo nero, che mano a mano che vengono messe dentro. Sì, vabbè, ma questa è la descrizione, poi bisogna. E poi sugo, spieghiamo. Non sa cos'è il sugo. Il sugo sarebbe il sugo, il pomodoro, la spremuta di pomodoro. La passata, la spremuta, la passata. Esatto, si mette quella. Allora, ricominciamo. E le olive è quella che danno il colore nero al sugo.
Però bisogna pigliare quelle piccoline con l'osso. Bisogna prendere quelle piccoline con l'osso, Col nocciolo. con nocciolo, scusa, con nocciolo, e quelle che poi nella Perché il fase nocciolo è? è piccolo, Invece il nocciolo? è grande. Che cos'è il nocciolo? E il marito della nocciola. Si chiama nocciolo. No, non il No, nocciolo. stavo Che cos'è il scherzando. melo? La pianta è il melo. E quindi se la Fa la mela. mela. Il nocciolo è la pianta della nocciola. Bravo, Yes. vedo che Ok, allora incominciamo. Fase numero uno. Prendere l'acqua. vedo. Cioè, prende l'acqua. Prendere, scusate, prendere la padella. Riempirla con l'acqua. 3 litri d'acqua. Ok? Poi in base a quante persone siete, insomma. Prendere una manciata di sale. Una mangiata? Una manciata di Ah no, sale. pensavo la mangiata. Ah, cioè, no. Allora si mangia dopo. La Però mangiata di prima una manciata così. Una manciata? Di sale, quello grosso però. In Calabria dicono, ho fatto una manciata di sale. Manciata di pasta. No, Chi è canta questo? om. È quello, è una. Poi ti No, dico chi è, sì, no, canta no. om. Sì. Allora, poi nel frattempo che l'acqua incomincia a riscaldarsi per bollire, prepariamo il sugo. Prendiamo una. Quindi non si fa nella pentola, si fa nella padella. La pentola l'acqua, hai ragione. La pentola, scusa, hai ragione, scusa. Allora, si prende la pentola, ci si mette l'acqua, 3 litri d'acqua più, poi dipende quante persone siete. Si mette sempre questa famosa manciata di sale Mangiata, grande, manciata. manciata di sale grande. Io ho fame, diciamo, mangiare fisicamente si vede, Allora, andiamo avanti. La manciata. no? Una manciata di Vuol dire sale, quello grosso, la sì. quantità che entra dentro un Entra palmo. un palmo, sì, quello è importante, è che la stessa, sempre la stessa quantità che metti e sala la pasta al punto giusto. Sala. Sala, dà il sapore. Sala da? Ah, Dà il sapore alla pensavo pasta. sala da pranzo. No, 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 sala sala da pranzo perché salare. si mangia. Sala. Sala. Ok. Ok, metro di sala. E Allora. poi si prende la. Come Fare si chiama quella? gesti, Quella come padella. si chiama? Questa. Padella. La padella, ci si mette l'olio, La padella quella per cucinare, perché c'è una padella per. quella per pisciare, lasciamassa quella, non No, è quella dello va sperficiare. bene, Pappagallo. padella pappagallo, padella è una cosa, Padella per le donne. padella no, padella per quando devi fare l'atto grande, il pappagallo Ah, quando devi ecco fare l'atto l'atto, piccolo, gli famosi atti degli avorti. ecco, Vabbè, allora ok. si prende la padella e si mette l'olio, la cipolla, il passato di pomodoro, deve essere bello fresco, e si comincia a cuocere il tutto a fuoco basso. Non ho capito, cioè tu prima te la ricominciamo. Ci ho pente la padella, poi ci versi per primo, cosa ci metti per primo? L'olio, L'olio, la cipolla, lo fai su? cioè si deve Sorreggio. riscaldare un po', si deve Ah, soffriggere un po' con la cipolla, con la e cipolla. poi ci si mette il pomodoro dentro, la pasta di La pomodoro. passata. Ecco. C'è una marca che ti sponsorizza? No, 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 me ne può offrire, va bene. Pasquale? No, 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 no. No, ok. E poi, dopo un po' che si è riscaldato, ci si mettono le olive, Che tipo di olive? devono essere piccoline, Attenzione, No, perché c'è proprio una tipo cacca qualità, di capra c'è proprio. proprio una qualità che proprio che fa, quando va in cottura, caccia il liquido nero. E quello che poi dà il colore alla pasta, che non è più rossa, ma comincia a diventare nera. Però il sapore è buonissimo, è meraviglioso. Questa è la prima operazione. E poi nel frattempo l'acqua comincia a bollire. Voi tenete sott'occhio però la padella in modo da non farla. Cioè, tenere sotto, vuol dire fate Non fa. attenzione. Sì, da non farla cuocere troppo. La padella. No, la roba ci sta Ah, dentro la padella. la Questa è la roba. cipolla, il sugo, le cose. Deve Ah. essere cotto a fuoco lento, Fuoco ok? A basso. fuoco basso, in modo che così il sugo si rapprenda con tutti. Con la Rapprenda, cipolla. sempre che impara di nuovo il Sì, sugo. con la Rapprenda, cipolla ok. e con le olive. E guardate, quando Solo bolle. cipolla oliva, non ci metti nient'altro. Capperi, no, 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 niente. quella è un'altra cosa. Metti i No. capperi e si perde il sapore. Ah sì, Cioè, niente capperi. la pasta alla puttanesca non è Niente altro che capperi. un'aggiunta delle olive, queste olive Ah, io particolari, che pensavo che fosse più roba. No, danno il colore. No, niente. 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 Tutto qua. Sembra Tutto qua. la pasca puttanata. Comunque, andiamo Alla avanti. puttanesca, perciò si Va mangia, bene, perché andiamo avanti. questa la usano le mignottone. Mignottone, mignot one. Mignottone grandi. Molte mignottone, grande mignottone, dai, sì. Allora, diventa, allora, mignottone, spiegarsi, sono donne di? Ok.
Facili? Costumi. Scostumate? Sì, quella che trovate in mezzo alla strada. Che se tuo figlio dice, in mezzo alla strada non fanno i pacchetti a vulcanesca perché non c'hanno. Ah, ma prima facevo perché c'era una roulotte ed era equipaggiato. Ah, vedo che sei esperto proprio. C'è lo facevo prima ancora che nascevo io. Ah, sì, vabbè, ok. Stendiamo un velo che facevano questo, okay. Perciò si chiama spaghetti alla puttanesca, che è un piatto povero, leggero, però allo stesso tempo era facile a preparare. E loro tra uno stacco e l'altro, tra un cliente e l'altro, si mangiava un piatto di spaghetti alla puttanesca. E vai. Ok. Finito qua, tutto qua. Questo è. Ah, finito. Cosa ci mettereste come il... Come... Cosa l'abbinereste? Come vino? E che ne so? Io non bevo. Come? No, l'abbinamento. Non bevo, come faccio a dirti? Non bevo. Non bisogna fare una ricerca su internet. Mi toccherebbe fare una ricerca su internet e abbinateci il vino, perché io non bevo solo astemio, bevo solo l'acqua. Allora, dopo, cosa eventualmente mangereste? Ah, dopo ci può mettere quello che ti pare. Cioè, per esempio, livello, puoi fare carne con l'insalata. Vabbè, sai che... Cosa un po' più... Cosa più leggero, oggi mangi in insalata? No, leggero, un po' più complicato, carne in insalata. No, è quello, è un piatto povero, non può fare una cosa sofisticata dopo. Dai, niente. No, è un piatto povero, puoi fare i petti di pollo, ci metti l'insalata vicino, puoi fare una bistecca de manzo, una bistecca di vitella, puoi fare patatine fritte, quelle cose, ma è un piatto povero, un piatto consumo, una cosa veloce. Come sti video? Come sti video, benissimo. Okay. Allora... La prossima ricetta sarà? No, la prossima ricetta può... Nuggets. No. Che dice a te? Pasquale, spiega. Aspetta, non mi ricordo. Possiamo fare... Il risotto alla crema dei scampi. Buono. Dio, ce ne scampi. Il risotto alla crema dei scampi. Adesso spegni, così io vado a ciotto. Ah, ok, vai. Arrivederci. Ciao ragazzi. Ciao. Okay.